Allora, ci addentriamo nel vicoletto di Pallonetto a Santa Chiara, come potete vedere, dove io ho ambientato il mio racconto Il guardiano di anime. Come potete constatare, è un vicolo molto assolato in parte, ma solitario, ed è molto inquietante, soprattutto di sera. Palazzi enormi, strada molto stretta, e questo probabilmente è il portone dove io ho pensato che avviene la storia di Virgilio, il giovane studente che viene ad abitare qui. Un palazzo molto particolare, come potete vedere, molto bello anche, devo dire, con un cortile ampio, e in fondo a tutto c'è la chiesa del Gesù.